voglio però prima di tutto esprimere il mio più profondo cordoglio per le vittime delle alluvioni nelle Marche e voglio anche esprimere la vicinanza del governo e mia personale ai familiari delle vittime e a tutti i feriti. Al momento contiamo 10 morti e 4 dispersi, ma purtroppo sono dati in corso di evoluzione. Alla fine di questa conferenza stampa andrò alle Marche e così per cercare di rendermi conto personalmente dell'accaduto e per esprimere anche di persona questa partecipazione di tutti noi. Presidente, le larghe intese sono state escluse sia dal segretario Letta che da lei, ma un governo arcobaleno a guida Meloni è impossibile, quindi. No, guardi, un governo arcobaleno alla guida Meloni è un'ipotesi, è un'opzione che non sta sul tavolo. Devo dire che mi fanno anche molto ridere queste ricostruzioni che leggo copiose sulla stampa, per cui l'accordo Letta-Meloni, cioè, è come se sto PD dovesse stare al governo per forza. Cioè, non so, mettiamolo in Costituzione diretta, ma là, il PD c'è, poi vediamo chi ci si allea. Scusi, allora intanto noi... diciamo, siamo fiduciosi che avremo una maggioranza per governare questa nazione se vinciamo le elezioni. E per me, siccome io sono una persona che, diciamo, si sente vincolata a quello che i cittadini decidono, io voglio fare cose molto diverse da quelle che vuole fare il PD. Se faccio il governo con loro, semplicemente non le farò, come è stato dimostrato. Quindi vado al governo, se ci vado, con la maggioranza con la quale mi sono presentata alle elezioni e quindi con il centrodestra. E altrimenti, se gli italiani non ci daranno i voti, poi facciano gli altri. Come sono i rapporti con Giorgia Meloni? C'è un po' questo cantro contro cantro, lei ha detto che stia un po', lo vedo un po' nervoso, insomma lei ha risposto, cosa che dice? No, io sono preoccupato per la situazione economica e il costo delle bollette, che qualcuno temo stia sottovalutando, perché quando le bollette dei negozi, delle aziende agricole, delle fabbriche quadruplicano, quando il settore della ceramica sta già lasciando a casa migliaia di lavoratori, quando sono a rischio chiusura 70.000 aziende agricole, ecco, chiedere un intervento adesso, subito, immediato, efficace, concreto, da almeno 30 miliardi del governo, con nuovo debito, sì, debito bello, debito pulito, debito utile perché salva posti di lavoro, non è un capriccio di Salvini o una preoccupazione di Salvini. Segretario, c'è un pericolo destra in Italia, c'è un pericolo Meloni a capo del governo, sia per l'Italia ma anche nella proiezione verso l'Europa, verso l'estero, secondo lei? Ma io penso che il nostro paese abbia bisogno di stare là dove il governo Draghi l'ha messo, cioè al centro dell'Europa. La foto di Kiev, cioè la foto del treno verso Kiev, è il posto dell'Italia. A me spaventa l'idea di un'Italia che ambisce a spostarsi dalla foto del treno per Kiev alla foto di Budapest. E non è quello il ruolo dell'Italia e non è quello il posto dell'Italia. In questo senso il nostro combattimento in questi giorni di campagna elettorale è ancora più forte perché l'Italia stia al cuore dell'Europa, dove è sempre stata e dove è giusto che stia. Presidente Rosato, perché votare il terzo polo? Perché è una proposta alternativa allo scontro ideologico sui parametri del vecchio secolo tra destra e sinistra. La destra è sempre più destra, ormai Forza Italia non c'è più, la guida è tutta in mano alla Meloni e Salvini, la sinistra ormai si è schiacciata sulle posizioni del Movimento 5 Stelle, il PD e il Movimento 5 Stelle dicono le stesse cose. Poi c'è Fratoianni e quindi noi proponiamo un voto utile, un voto di chi parla alla testa degli italiani e non alla loro pancia, di chi propone soluzioni pragmatiche, di chi entra nel merito della politica, di chi propone non l'assistenzialismo ma lo sviluppo e la crescita, di chi insomma vuole Mario Draghi alla guida di Palazzo Chigi e non Salvini o la Meloni, Letta o Conte. E allora questo è un fatto però diverso, serio, è un fatto puntuale. Allora io dico, o la Meloni e Salvini fanno marcia indietro e riconoscono pubblicamente di aver sbagliato, oppure dico da cittadino italiano prima che da politico, sono inidonei a governare in Italia.